La casa multicolore. Ciao Ellie. Che cosa fai? Stai dipingendo? Capisco. Stai pitturando la casa di rosa. Proprio un bel colore. Sì, certo, molto bello. Già, volevo dire, il colore più bello di tutti i colori del mondo. Ciao, Pocoyo. Ciao, Pato. Ciao. A Ellie manca ancora molto lavoro per finire di pitturare. Forse le servirebbe un po' d'aiuto. Pitturare! Ho come la sensazione che le piacerebbe molto essere aiutata. Pitturare! Ellie, hai fatto una casa molto rosa, ma Ellie... Che cosa succede? Pitturare! Ecco fatto, un bel secchio di pittura rosa. Pato, sembra che a Ellie non piaccia proprio questo colore. Ellie insiste, vuole che pitturi la casa di rosa. No, azzurro! Ellie, Pato ha fatto un tuo ritratto sul muro. Forse non è poi così male usare altri colori. Il tetto rosa, Ellie. Accipicchi a poco io. Oh no, Pato! Ragazzi, forse dovreste... Calma, ragazzi. Un momento. Se non vi calmate, non risolverete mai il problema. Che disastro. Mm.
Buona idea, Ellie! Potete dipingere un pezzo a testa! Ah, così è perfetto! Bellissima! Alla prossima! Mato Pittore. Buongiorno, Pocoyo. Ciao! Vedo che Ellie ha in mano una specie di vaso. Ma certo, sta facendo un bel dipinto! Un modo un pochino insolito per dipingere. Cos'è stato? Dici che era il verso di una scimmia. Qualcuno di voi può dire a Pocoyo se era davvero il verso di una scimmia? Non è stata una scimmia! No, è Ronfottino! Esatto, non è una scimmia, è Ronfottino! Ma guarda, anche lui sta dipingendo! Bravissimo! Anche Freddy il polipo farà un dipinto. Che cosa dipingerà? Oh, non lo sai ancora? Certo. Pato, anche tu ti metterai a dipingere? Forse dipingerai, forse non dipingerai. Ho l'impressione che il nostro pato non ami particolarmente dipingere. Ah, coraggio! Tutti alla mostra di pittura! Ecco Ronfottino con un bel vassoio per il rinfresco. Che buone, deliziose! Sì, ecco lo stupendo quadro di Ellie. E tu che ne pensi, Pocoyo? È bellissimo! Un'opera d'arte! Ah, questo deve essere il dipinto di Ronfottino. Cosa dici, Pocoyo? Non trovi le parole giuste per descrivere questo bel dipinto? Oh sì, certo! Un capolavoro! Pieno di energia! Grande dinamismo! Fermo, fermo, Ronfottino! Cerca di non esagerare! Ecco l'opera senza pari di Freddy il polipo! Pocoyo vuole sapere cosa raffigura il tuo dipinto, Fred. Sì, certo. Dice che è uno scarabocchio. Ecco il dipinto di Ronfotto. Che ne pensi, Pocoyo? Onesto, vero. Addormentato. Pato, finalmente hai deciso anche tu di fare un dipinto. Ce lo fai vedere? Aspetta, Pato, ma l'hai dipinto tu! Ma ne hai fatti altri! Oh, non ci posso credere! Ne hai altri ancora! Vediamoli! Tu hai dipinto tutti quelli! Non ho parole! Fanne uno adesso per noi! Coraggio, Pato! Qui vogliono tutti vedere il grande pittore all'opera! Dite un po', bambini, vorreste vedere Pato all'opera? Sì! Fai un dipinto!
non hai gli strumenti adeguati. Nessun problema. Ecco qui una tela bianca tutta per te. Hai sete? Ecco da bere. Coraggio, Pato, siamo pronti. Stupiscici. Cielo. Pato, non sono opera tua tutti quei quadri, vero? D'accordo, va bene, facciamo così. Innanzitutto direi che dovresti riportare quei dipinti dove li hai presi. Molto bene. Ecco una bella tela bianca. Su, provaci! Ah, d'accordo. Dipingere non è il tuo mestiere. Allora qual è? I fiori! Certo, sono bellissimi! Appunto, perché non li dipingi? No, non c'è nulla di cui aver paura. Ehi, Pocoyo ha disegnato un fiore stupendo! Pato, ce l'hai fatta! Sei riuscito a fare un dipinto, guarda! Ed è un vero e proprio capolavoro! Sono senza parole! E allora, visto che ne valeva la pena? Evviva Pato! Evviva le cose nuove che bisogna provare! Ciao ciao, alla prossima! Painting with Pocoyo. Dipingiamo con Pocoyo. Hello, Pato! Un pennello, paintbrush, stai dipingendo. Bravo! Pocoyo ha un pastello, crayon. E tu, Ellie? Una matita, pencil, good. Frutta? Ah, capisco, dipingete una natura morta. Wonderful. Ciao, Ronfottino. Sapete dire a Ronfottino che cosa ha in mano Ellie? A pencil, una matita, esatto. Ellie disegna con una matita. E quello che cos'è? A paintbrush, un pennello. Pato usa un pennello. E Pocoyo? Che cosa ha in mano? Crayon! A crayon, un pastello. Pocoyo ha dei pastelli. Ronfottino vuole apparire nel disegno. Splendido! The Martian Brothers Show, lo show dei fratelli marziani. Taccuino, notebook. Notebook, taccuino. Tavolozza, palette. Palette, tavolozza. Zaino, backpack. Backpack, zaino. Notebook, palette, backpack. Cinque fragole, five strawberries. One, una. Molto bene, Pocoyo. Oh, dear. Hey! Ma che bel disegno, Ellie. Oh, no.
Ronfottino, non è carino mangiare la frutta del disegno. Fred says, Fred dice. È il momento di Fred says con Fred il polpo, il gioco meraviglioso in cui ci si deve alzare in piedi e fare quello che dice Fred. Fred says, spin, ruotare. Right, ruotate su voi stessi, spin, tutti insieme. Ruotare è divertente. Fred says, giggle, ridere. Coraggio, ridiamo. Very good. Giggle, ridere è divertente. Fred says, walk, camminare. Camminare, camminare, camminare. Tutti camminare, walk. Well done. Fred says, basta così, that's all. Via, Ronfottino, non te la prendere. Ma che cos'è? Guarda i disegni dei tuoi amici. Ce n'è uno a matita, pencil, uno a pastello, crayon, e uno bellissimo dipinto con il pennello, paintbrush. Vedo che a Ronfottino piacciono molto i vostri disegni. Urrà! Let's sing! Cantiamo! Yes, I like to paint something nice, something beautiful. I paint with my friends, each of us in a different way. You can use the palette and the paintbrush, the pencil, or maybe you prefer the crayon. Can use the palette and the paintbrush, the pencil, or maybe you prefer the crayons. Il libro dei colori. Ciao Pocoyo, cosa stai facendo? Ciao, libro! Stai leggendo un libro? Che idea fantastica! Su queste pagine ci sono una mela rossa, un'auto rossa, una coccinella rossa e un cuore che... Rosso! Oh, guardate, c'è anche un Pocoyo rosso! No, Pocoyo blu! Ma sei sicuro? Pocoyo rosso! Pocoyo, quello è giallo, come te. Giallo! Ellie! Ciao, Ellie! Ellie gialla! Gialla come libro! Sì, Ellie, Pocoyo ha un libro magico. Ogni volta che giri una pagina, tutto ciò che ti circonda cambia colore. Ottima idea, Ellie. Andiamo a cercare Pato. Sì, Pato! Ciao, Pato! Pato! Forse dovremmo spiegare a Pato che per via del libro magico, ogni cosa adesso sarà blu. Pato blu! Oh, sembri un mirtillo con il becco. Voglio dire, credo che dovresti guardarti allo specchio. Ma Pato è un blu incantevole.
Beh, su questo hai ragione. Una papera dovrebbe essere giallo papera. Oppure verde. Verde! A essere sinceri, il verde è davvero un bel colore, non credi? Oh, cielo! Ellie dice che ora tocca a lei girare le pagine. No, libro mio! Arancione! Che bellissimo colore per un elefante! Ho paura che Ellie e Pato non siano contenti di essere di quel colore. Libro mio! Ragazzi, ragazzi! Ma quanti colori ci sono in quel libro? No! Libro mio! Via! Ops! Oh, mamma! Quando hai chiuso lì dentro il libro, la luce è andata via e... No, sono cambiati i colori! Allora, Pocoyo, sentiamo, c'è un modo per risolvere il problema, vero? Aspetta, io intendevo che dovresti condividere il libro. No, libro mio. Andiamo, Pocoyo. Riflettici su. Forse se condividi il libro con gli altri, i colori torneranno a posto. Oh. Oh, forse no. Mio! Ed ecco che ci risiamo. Finalmente! Guarda, Ellie, sei tornata rosa. Eh? Oh, accidenti! I colori si sono mischiati in tutte le pagine! Hai ragione, Pato! Sarebbe il momento di tornare ai vostri colori! Oh, ragazzi, ma avete perso i vostri colori! Colori? Oh no! Il libro è vuoto, avete visto? Non vedremo più Ellie nel suo rosa, o Pato nel suo giallo, o il bellissimo blu di... Idea! Pocoyo, hai un'idea? Magnifica, Pocoyo! Ma sei sicuro che funzionerà? Sì, ha funzionato! Ha funzionato! Sì! Oh, cielo! Un urrà per gli amici e un urrà per un'amicizia colorata! Ciao, ciao, ci vediamo presto! Thank you.
bianco e nero, coloramo. Face painting, il ritratto. Hi, Ellie. Che cos'è quella? Oh, una nuova bambola, doll. È bella, beautiful. Ci sono Pato e Pocoyo. Stanno dipingendo, painting. Ellie dice che vorrebbe un ritratto della sua bambola, doll. È perfetta, perfect. Ha il naso, nose. Gli occhi, eyes, two eyes, due occhi. Le orecchie, ears, two ears. E la bocca, mouth. I love you. Ok, iniziamo a dipingere. Paint. The Martian Brothers Show, lo show dei fratelli marziani. Pencil, matita. Pencil! This is a pencil. Crayons, pastelli. Crayons, these are crayons. Crayons. Paintbrush, pennello. Paintbrush. Pencil, crayons, paintbrush. Ok, Ellie vuole vedere i vostri ritratti, paintings. Sapete dirmi che cos'è questo? It's a nose! Nose, naso, esatto. Sapete dirmi che cosa sono questi? Eyes, occhi. Povera Ellie. Sapete dirmi che cos'è questa? Mouth, bocca, bene. E queste che sono? Ears, orecchie. Ellie non mi sembra molto felice. Wheel of Colors, la ruota dei colori. Benvenuti al nostro gioco. Il colore di oggi è... marrone, brown. Qualcosa di marrone. Che riuscirete a trovare? Guardiamo le vostre fotografie. Una cassa marrone, brown chest.
Un pennello marrone, brown paintbrush. Una porta marrone, brown door. Ottimo! Continuate a cercare oggetti marroni. Una valigia marrone, brown suitcase, perfect. Una sedia marrone, brown chair, excellent. E questo, sapete che cos'è? A brown teddy bear, un orsetto marrone, bravissimi! Evviva il marrone, brown! Povera Ellie! Ah, volete provarci di nuovo? E questo che cos'è? Un bellissimo ritratto della tua bambola! I love you. Wonderful! Let's sing! Cantiamo! If we have just a pair of eyes, it's not a face. If we have just a pair of ears, it's not a face. If we have just a giant nose, it's not a face. If we have just a giant mouth, it's not a face. But if we have two ears and just one nose, and if we also have two eyes and just one mouth, then we have all the things that make a face. All the things that make a face. We have all the things that make a face. But if we have two ears and just one nose, and if we also have two eyes and just one mouth, then we have all the things that make a face. All the things that make a face. We have all the things that make a face. Ciao, Pocoyo. Ciao. Cosa stai facendo? Oh, che meraviglia, Pocoyo! Qualcuno sa dirmi cosa sta disegnando Pocoyo? Un pesce! Sta disegnando un pesce! Proprio così! Un pesce! Un pesce verde! E gli è anche venuto molto bene, direi! Cosa stai pensando, Pocoyo? Altro disegno! Ho un'idea. Perché non disegni un bel posto in cui far vivere il pesce? Ciao, Pato. Hai visto cosa disegna Pocoyo? Cosa c'è che non va, Pato? Oh, guardate lì! Qualcuno sa dirmi dove si trova il nostro pesce? È in cielo! Sì! Un pesce in cielo! Che fantasia, Pocoyo! Dubito che Pato abbia mai visto un pesce che vive in cielo. Deve essere un uccello pesce, un uccesce, o un pesce uccello, un pescello. Ah, lasciamo perdere. Adesso cosa pensi di disegnare, Pocoyo?
pesce blu. È davvero carino, Pocoyo. Oh, e ora chi sarà mai che arriva? Ellie! Credo che Pocoyo voglia farti una sorpresa, Ellie. Ma tu guarda, qualcuno può dirci dove vive questo pesce? Sugli alberi! Beh, anche stavolta hai dimostrato di avere tanta fantasia, Pocoyo. Ma guardate quel pesce, è davvero atletico, vero? Oh cielo, non credo che Ellie abbia mai visto un pesce che vive nella foresta. Vuoi fare un altro disegno, Pocoyo? Chissà cosa disegnerà stavolta. È proprio divertente. Oh, un fantastico pesce rosso! Mi chiedo dove viva il pesce rosso. Qualcuno sa dirmi dove vive questo bellissimo pesce rosso? Nel mare! Esatto, sotto la superficie del mare. Oh sì, quel disegno mostra i luoghi dove realmente vivono i pesci. Credo che Pocoyo voglia dirvi che ha fatto questi disegni per voi due, Pato e Ellie. Immagino che questo sia la dimostrazione che ci si diverte un sacco quando si usa la fantasia. E questo cos'è? Un regalo per tutti noi. Oh, grazie, Pocoyo! È stupendo! Evviva Pocoyo e i suoi bellissimi disegni! Ciao ciao, alla prossima! Ehi, ciao Pocoyo! Ciao! Un momento, stai per dipingere un quadro. Oh, ma che meraviglia! Ma Pocoyo, cosa hai in mente di dipingere oggi? Amici! Che idea stupenda! Fare un quadro dei tuoi amici! E chi dipingerai? Non vedi nessuno nei paraggi? Qualcuno può aiutare Pocoyo? Secondo voi, chi dovrebbe dipingere? Dipingi Lula! Lula! Ottima idea! Sono certo che Lula sarà una modella perfetta! Non ti muovere! Ah, è il colore perfetto per Lula!
Non ti muovere! Lula, Lula! Beh, non prendertela, Pocoyo. Puoi sempre dipingere un altro dei tuoi amici. Pocoyo dipinge Ellie. Oh, Ellie, hai scelto proprio una bella posa per il tuo quadro. Agitata perché tu possa farle il ritratto, Pocoyo. Ma deve esserci qualcun altro che puoi dipingere. Pocoyo dipinge Pato. Questa sì che è una posa interessante. Ti verrà certo un ritratto straordinario. Povero Pato, e dire che ci ha provato a rimanere fermo per te, Pocoyo. Pocoyo? Dove stai andando? Qualcosa non va? Oh, ci sono. Non sei soddisfatto di come sono andate le cose? Ma, Pocoyo, diamo un'occhiata al tuo dipinto. No! Oh, andiamo, Pocoyo. Solo una sbirciatina. Forse potete aiutarmi voi, bambini. Chiedete a Pocoyo se ci mostra il dipinto. Se davvero volete vederlo, forse ci accontenterà. Forza, provate a chiederglielo. Mostraci il quadro, per favore! Oh, è stupendo, Pocoyo! Guardate, l'arancione rappresenta Lula, il rosa Ellie e quella strana forma indica Pato, visto? Visto, Pocoyo? Sei un artista meraviglioso e i tuoi amici sono fortunati ad avere un dipinto così bello. Evviva Pocoyo! Ciao ciao, alla prossima! I frutti di bosco. Ciao ragazzi, che cosa state leggendo? Ricetta! Avete trovato qualcosa di buono? A quanto pare avete trovato la merenda perfetta. E come si fa? Yes, bye.
Ho capito. Ci servono dei frutti di bosco. Un attimo, che cosa sono i frutti di bosco? Che si vai e sa cosa si so io. Ah, sono prelibatezze che si possono trovare solo nel bosco meraviglioso. Va meglio. Credo che tu gli piaccia, Pocoyo. Secondo Nina, le bacche che si trovano più in alto sono quelle più buone da cucinare. Crescono in tutto il bosco. Forse per fare prima dovreste dividervi in due gruppi. Di partenza. Quei frutti di bosco sembrano squisiti. Ehi, Pocoyo, perché siamo venuti nel bosco? Fatto! Lavoro di squadra! Pocoyo ha trovato le bacche migliori mentre stava saltando. Siete pronti per cucinare?
avete trovato tanti amici simpatici per gustare questa fantastica merenda. Il buco nero. Pocoyo, Ellie e Pato. Ciao! A che cosa state giocando? Giochiamo a biglie. Sembra divertente. Vediamo. Ah, bisogna far entrare la biglia dentro quel buco, giusto? E come sta andando? E tu, Pocoyo? È una super biglia nera speciale! Ah, oh, che peccato, Pocoyo! Ce l'avevi quasi fatta! A chi tocca adesso? Oh, oh, aspetta, aspetta! Che cosa succede? Sì! Sì, Pocoyo, ma... com'è possibile che la tua biglia si sia mossa da sola? Credo che tu abbia appena scoperto un buco nero! Risucchia tutto quello che si avvicina! Sapete cosa significa questo, vero? Pocoyo, questo non è il momento di ballare. Via! Allontanatevi dal buco! Buona idea, Pato! Aggrappati all'albero! Resistete! Beh, in effetti è divertente, vero? Ma dobbiamo tirare fuori Ellie da lì! Qualcuno accenda la luce, per piacere. Oh, meno male. Sembra che sia tutto a posto. Ehi, un momento. I colori sono al contrario. Pato, non sei più giallo, adesso sei viola. Ellie, tu sei verde. Volete che tutto torni come prima, vero? Beh, credo proprio che si possa fare. Vuoi tornare nel mondo di prima, Pocoyo? Penso che la tua super biglia nera speciale possa essere la chiave. Lei potrebbe farci tornare a casa. Esatto, Ellie. In questo mondo la super biglia nera è bianca. E adesso? Ecco fatto! Un buco bianco! Forza! Tutti dentro! Che cosa succede, Pato? Non vuoi tornare del tuo colore giallo? Questo non è il vostro mondo! Siete tutti di carta! Sarà meglio trovare la biglia. Molto bene, Pato! Non ci posso credere! Adesso siete dei palloncini! Ah, oh, fine!
Finalmente, finalmente a casa! Non avete dimenticato niente, vero? Bella domanda, Pato! Che cosa facciamo con la biglia? Sembra che a poco io sia venuta un'idea! Un razzo! Allora, diamo inizio al conto alla rovescia! 3, 2, 1, 0! Guardate! Una notte magica! Alla prossima! Colors, colori. Hi, Pocoyo. Hi. Ah, cubi da costruzione, che belli. E questo cos'è? Friend. Friend, amico? Hai dei nuovi amici, come sono colorati. Dai. Ce n'è uno blu. E uno giallo. E uno verde. E uno rosso. Friend! Wait, Pato, wait! Wait, aspetta. Ah, vuoi farli vedere a Pato? Friends? Dove sono andati? Professor Pato, il professor Pato. Salve, amici. Benvenuti a un'altra lezione con il professor Pato. Il professor Pato dice che quando ci sono il sole e la pioggia insieme, appare una cosa meravigliosa, l'arcobaleno. Che meraviglia! Rainbow! Rainbow, arcobaleno. Well done, Bruco! Ronfottino, sai dirci come si chiama quello? Potete aiutare Ronfottino? Rainbow! It's a rainbow! Sembra che l'alieno arrabbiato voglia dirci qualcosa. Benissimo! Rainbow, arcobaleno! Lezione approvata dal professor Pato. Friend! Friend? Non hai ancora trovato gli amici, Pocoyo? Eccone uno! È proprio lì! Sapete dire a Pocoyo quale colore cercare? Yellow! Yellow! E quello di che colore è? Blue! It's blue! Blue! E questo? Green! The green one! Green! E ora quale colore deve cercare Pocoyo? Red! The red one! Red! Dai, buddy! Pato! Number menu, il menu dei numeri. Ah, è ora di un bel pranzetto. Pato è pronto per ordinare. One orange. Un'arancia. One orange!
Oh dear. Perché non prendiamo invece una fetta di cocomero? One slice of watermelon. One slice of watermelon. Ah, povero pato. Sapete dire a pato quanti cuori ci sono? One, uno, esatto! Guarda, Pato, i nuovi amici di Pocoyo! Tesori! Tori! 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 Red! Tori! Green! Yellow! Blue! Wonderful! Che amici colorati hai, Pocoyo! Let's sing! Cantiamo! Red, blue, yellow, green. Color. You got the colors. Red. Red. Blue. Blue. Yellow. Yellow. Green. Green. Red. Red. Blue. Blue. Yellow. Yellow. Green. Green. Il frullatore matto. Ehi là, buongiorno Pocoyo. Che cosa c'è? Oh, una macchina. All'aria di una macchina strana è molto complicata, vero? Ma che cosa si fa con questa macchina, Pocoyo? Una trombetta e una radio. Frulla! Frulla? Allora, questa macchina è un frullatore. E questo? Ehi, una trombetta che suona tutti i tipi di musica. E voi che ne dite? Vi piace il nuovo giocattolo di Pocoyo? Sì, ci piace tanto! Anche a me! Ed è una trombetta che possono suonare tutti! Provaci anche tu, Bruco, su! È incredibile! Ma come si chiama? Una tradio? Una ramba? Beh, devo proprio dire che questa macchina è davvero un oggetto incredibile. Ciao, Ellie. Ah, ho capito. Aspetti una telefonata. Ah, ed è anche molto importante. Pocoyo, che stai facendo? Pocoyo, non sono certo che tu stia facendo la cosa giusta. Oh no, un treno. La pista. Ehi, guardate, un trenofono. Attenzione, c'è qualcuno in linea. Ellie, temo che tu abbia perso quella telefonata che aspettavi.
scelta, Ellie, rispondi! Pocoyo, non credo che Ellie sia molto contenta. Pocoyo, quello è l'osso di Lula. E una molla. Oh no, 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 non me lo dire, ti prego. Ehi, guardate, un osso che rimbalza. È davvero incredibile, ma non per Lula, ahimè. Pocoyo, forse è meglio non giocare più a questo gioco. Un cappello. Una torta. E delle candele. Ancora! Voi che ne dite? Secondo voi Pocoyo dovrebbe rimettere a posto le cose dei suoi amici? Sì! Povero Pocoyo, forse i tuoi amici si sono arrabbiati perché hai preso le loro cose senza permesso. Io però penso che la tua macchina sia davvero geniale e non sono l'unico a pensarlo. Senti, ho un'idea. Perché non inviti i tuoi amici a una festa del frullatore matto? Tu però non usare le loro cose, capito? No. Secondo voi, Pocoyo dovrebbe fare una festa con i suoi amici? Sì! Fa la festa! Evviva! E festa sia! Ciao a tutti e benvenuti alla festa del frullatore matto! Con torte volanti! Con treni che fanno palloncini! Enormi alberi altoparlanti e la strabiliante macchina per le bolle di gelato. Delizioso! Pocoyo, perdonato! Che super festa e che sollievo! Evviva Pocoyo! Ciao! Alla prossima! Nuovi amici. Ciao Pocoyo. E questo cos'è? Sembrerebbe proprio... Oh. Che oggetto strano. È di un bel colore acceso. Qualcuno di voi sa dire di che colore è? È rosso! Giusto, è... Oh. Però prima devi riuscire a prenderlo. Già, ma... Uffa, sembra un'impresa facile. Ma forse vuole solo giocare, Pocoyo? No, 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 Pocoyo, non è proprio il caso di fare in quel modo. Sì, certo, capisco che vorresti prenderlo, Pocoyo, ma... Ha parlato! Sì, ha parlato! Forse qualcuno dovrebbe rispondergli. Io. Tu, Pocoyo. Hoti, hoti, hoti. Mari, mari.
Vai, ora tocca a te, Pato. Però non sembra che funzioni granché. Così funziona. Oh cielo, e ora dove va? Pensate che possa tornare se lo chiamiamo tutti dicendo dove sei? Bene, pronti? Dove sei? Ancora una volta. Dove sei? Dici che possiamo fare di meglio, Pocoyo? Più forte! Ancora una volta. Dove sei? Sì, certo, Pocoyo! Era proprio lì! Rispettoso birichino, Pocoyo! Questo deve essere un altro amico. E un altro ancora! Ma insomma, quante forme ha? Contiamole. Uno, due... Ciao, Ellie! Ho l'impressione che il tuo nuovo amico voglia dirti qualcosa, Pocoyo. Tu che dici? Ah, forse ballare gli ha dato un'idea. Mi piacerebbe proprio sapere cosa hanno in mente. È come se avessero in serbo una sorpresa. Che musica meravigliosa! Evviva Pocoyo! Evviva i nuovi modi di giocare! Ciao ciao! Alla prossima! Ah, ecco Pocoyo! Ciao! Ciao! Oh, che bei giocattoli! E che bei colori hanno! C'è, Pocoyo? Hai visto qualcosa? Oh, caspita! Cos'è quella cosa che hai trovato, Pocoyo? Sembra interessante!
Bottoni! Sì, hai ragione. Prova, schiaccia un bottone. Vediamo cosa succede. Ma tu guarda, il trenino è diventato rosso! Guarda ancora! Cosa fa cambiare i colori? Tu lo sai, Pocoyo? Qualcuno può aiutare Pocoyo? Secondo voi, come fa a cambiare il colore delle cose? Sì, credo che abbiate ragione. Quando Pocoyo schiaccia un bottone di quel giocattolo, i colori cambiano. Prova a schiacciare un altro bottone, Pocoyo. Sì, è proprio il giocattolo che fa cambiare colore alle cose. Incredibile! Tutte le costruzioni sono diventate rosse! Sì! Ora la radio è di un nuovo colore! Wow! Attento, Pato! Oh! Oh! Oh, cielo! Oops! Oh, caspiterina! Stai attento, Pocoyo! 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 Ti diverte cambiare i colori? Sì, e credi che anche gli altri si divertano? Davvero? Non vuoi riportare le cose alla normalità, Pocoyo? Beh, sono certo che si può. Dobbiamo solo ricordarci il colore originale di ciascuno. Qualcuno può aiutare Pocoyo? Perché non dite a Pocoyo quando azzecca il colore? Forza, Pocoyo! Fai qualche tentativo! Iniziamo. Di che colore è Pato? Rosa? No! Blu? No! Giallo? Sì! Vediamo chi c'è ancora. Oh, sì, certo, Ellie. Sapete indicare a Pocoyo il colore giusto di Ellie? Giallo? No! Blu? No! Rosa! È rosa! Sì, è rosa. Naturalmente. Dovremmo aver finito. Che c'è, Pato? Cos'hai che non va?
Oh cielo, il cappello di Pato è ancora del colore sbagliato. Lo vedi, Pocoyo? Bravo, Pocoyo! Bravi tutti quanti! Evviva, Pocoyo! Ciao, ciao! Alla prossima! Ciao, Pocoyo! Ciao! A cosa giochiamo oggi, Pocoyo? Sì, anch'io la vedo, Pocoyo. È qualcosa che luccica. Non sono sicuro che Pocoyo sappia di cosa si tratti. Qualcuno sa dirgli cos'è? È una chiave! Chiave! Proprio così, una chiave. Chissà quali sorprese potrebbe schiuderci. Che emozione! Già, e se non fosse che ormai sono diventato saggio, la scambierei per la chiave di uno di quei forzieri in cui i pirati nascondevano il loro tesoro. Tesoro? 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 Tesoro, tesoro. Tesoro, tesoro. Incredibile! Sembra... è proprio il buco di una serratura, Pocoyo! Tesoro? Fai un tentativo. Beh, non sarà un tesoro, ma... non ho mai visto niente del genere prima d'ora. Ciao! Tesoro? Tesoro! Tesoro? Veramente non ci sono tesori qui. Scusaci se ti abbiamo svegliato, Ronfotto. Chiave! Chiave! Tesoro! Tesoro! Chiave! Tesoro! 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 Ah, un altro buco di serratura! Non sapevo che avessimo uno scantinato! Tesoro! Tesoro! Sorpreso di vederci, Pato? Tesoro, Pato! Tesoro, tesoro! Emozionante! Forza, usa la chiave! Sono finiti in fondo al mare! Tesoro! Direi che più in giù di così proprio non potete andare! Qui.
Non ci credo. Guardate! Tesoro! Sapete, forse è davvero il tesoro. Dopo quello che ho visto oggi, niente può sorprendermi. Forza, Pocoyo, aprilo! Cosa ci sarà dentro? Dolci, giocattoli. Cosa può essere il tesoro? Cos'è? Che c'è dentro? Perché non andate tutti a vedere, così poi mi dite cosa c'è nel forziere? Sono tante chiavi! Tesoro! Non potevamo trovare tesoro migliore dopo il divertimento di oggi, vero? Continuate ad aprire porte, a fare domande e a esplorare il vostro mondo. È la chiave di tutto. Evviva Pocoyo! Ciao ciao, alla prossima! Ciao Pocoyo! Ciao! Che cosa fai? Segui le tracce di qualcuno? Chi avrà lasciato quelle impronte? Sono piuttosto piccole. Forse lo so. Sono esattamente della misura del piede di Pocoyo. Qualcuno aiuta Pocoyo a capire chi ha lasciato quelle impronte? Pocoyo! I piedi di Pocoyo! Esatto! Pocoyo, stai seguendo le tue stesse tracce! Ma cos'è? Guarda! Ci sono altre impronte! E chiunque le abbia lasciate era scalzo! Anzi, ha delle zampette al posto dei piedi! Chi ha lasciato quelle impronte? Ne sai qualcosa? Le hai lasciate tu, per caso? Qualcuno aiuta Pocoyo a scoprire di chi sono quelle impronte? Un cane, Lula! È vero, sono di Lula! Già! Talvolta ci lasciamo dietro tracce o impronte, come quando camminiamo sulla sabbia in spiaggia. Beh, queste sono proprio misteriose. Chi o cosa pensate le abbia lasciate? Rotonde! Sì! Sono rotonde. Grandi! È vero, sono anche grandi. Molto più delle tue, Pocoyo. Un grosso piede tondo. Chi sarà mai? Pocoyo, chi potrebbe aver lasciato quelle tracce? Qualcuno sa dire a Pocoyo chi può aver lasciato quelle grosse impronte rotonde? Ellie! Già, è stata Ellie, l'amica di Pocoyo. Ciao, Ellie! Hai proprio un bel piedone, Ellie! Oh, ecco qualcuno che lascerà delle impronte molto particolari. Ciao, Pato! Vai a nuotare? Ciao, Pato!
mazza di impronte sono queste? Grandi! Eh sì, chiunque le abbia lasciate ha un bel piedone. Ancora più di Ellie. E ha anche un piede palmato. Chiunque sia stato, sicuramente non era un bambino, un cane o un elefante, vero Pocoyo? Chi sarà stato? Mostro! Oh no, Pocoyo, non penso che fosse un mostro. Pocoyo? Pocoyo? Se guardi bene... Sì, il mostro sembra vicinissimo, ma... Davvero! Non devi avere paura! Guarda, Pato! È strano, vero? Le impronte sono proprio dietro di te! Vedi chi ha lasciato quelle brutte impronte? Qualcuno sa dire a Pocoyo a quale piede appartengono quelle impronte? Sono di Pato! Pato! Le ha lasciate proprio Pato, con le sue pinne, mentre andava a nuotare. Evviva Pocoyo! Hai risolto il mistero del grande mostro! Bravissimo! Ciao ciao, alla prossima!